Eccomi qua ancora una volta, questa volta non siamo più in giro per l'Asia, non siamo in Europa, non siamo in nessuna parte. Sono in un posto molto colorato, c'è una giornata fantastica e vediamo un po' se capite dove sono. 3, 2, 1, tada! Stiamo passeggiando nella famosissima Main Street, c'è una musica tutta felice, la gente che sorride, il sole, l'odore delle caramelle, mi viene voglia di essere buono e felice, anche se non c'è motivo perché ho pagato tipo 90 euro per entrare in questo posto, però sono felice lo stesso, è fantastico, gioia, felicità, peace and love. Una super fantastica giornata dei parchi Disneyland Paris. Ma sono a Disneyland, oh mio Dio. È il momento di essere avventurosi, stiamo entrando a Frontierland. Allora, davanti a me la casa stregata. Dopo Angkor Wat, il nostro esploratore arriva nella giungla di Disneyland. Allora, non si vedrà niente. Comunque, questi sono praticamente i corsari. Sono tipo quelli di Gardaland, però sono un po' più grandi. Andiamo a vederli. C'è questa musichina. Che i primi 5 minuti è bella, i secondi 10 anche. Qui dici, è sempre uguale. Ai 20 minuti dici, ok, dopo un'ora non ce la puoi più fare veramente. Siamo in questo momento seduti in mezzo alla nuova barca dei corsari e stiamo per partire. Sono molto simpatici. Hola! Allora adesso siamo arrivati nel regno dei pirati, ovvero si chiama Adventureland. Allora il parco, come tutti gli altri parchi americani, hanno praticamente, c'è la Main Street dove si arriva poi al castello e poi ci sono quattro grandi regni dove ognuno ha un tema diverso. Qui c'è il tema delle favole, che si chiama Fantasyland, poi c'è quello dell'avventura con i pirati, con tutte le cose, la gente che si spara, che è Adventureland. Poi c'è Frontierland dove ci sono i cowboy e poi c'è la Discoveryland dove c'è lo Space Mountain e quello famoso dove si va dalla Terra alla Luna con Jules Verne. Visto che non c'è tempo da perdere, chiaramente, mentre sto mangiando questo super hamburger, vi spiego una cosa molto interessante che c'è in questo parco e in altri parchi invece italiani che lo fanno pagare, ovvero Fast Pass. Ovvero, questo è un sistema molto molto utile e nonché molto intelligente, perché ti permette di prenotare praticamente l'attrazione senza che tu debba stare effettivamente in coda. Quindi adesso io sono andato sullo Space Mountain, che è un'attrazione bellissima che faremo tra poco, e poi ti danno questa specie di... questo biglietto dove ti dicono, guarda, tu puoi andarci dalle 13.30 alle 14, quindi tu hai il tempo di mangiare qualcosa, farti un giro e poi salti la coda e vai. No, troppo intelligente, dovrebbero farlo dappertutto, caspita. Questo è un po' back to 90s. La storia di Jules Verne. Dollo.
Terra alla luna. Passa la mano, andiamo a saltare la fila, no? Perché dobbiamo farci la Space Mountain. Sì. Here we go. Fortuna sbacciata, siamo in prima fila sulla Space Mountain, siamo in questo momento per salire e siamo in prima fila, ragazzi, guardatelo qua davanti. Quindi, carichi a molla, via sullo Space Mountain. Non me lo ricordavo così, ma è troppo bello. Poi ti sparano, e se ti sparano davanti, che sei in prima fila, tanta roba. Peccato che non mi abbiano permesso di registrare neanche qua. Quindi vabbè, venite qua a vedervelo, così almeno lo provate voi stessi in prima persona. E per riprenderci un po' da questa botta di adrenalina, è il caso di andare in un'area più tranquilla, Fantasyland, ovvero il regno delle favole, anzi della fantasia. Cosa troverete qui? Attrazioni come le classiche tazze oppure gli elefantini volanti? Eccolo lì con Dumbo che gira su e giù. Oppure la giostra dei cavalli, o il famoso Small World, ovvero tutte le culture del mondo rappresentate da un'infinità di bambole talmente felici a sembrare strafatte. Ma una sorpresa ci attende. Ci ritroviamo in mezzo alla Magic Parade. La parata. Disney Magic on Parade. Umana di gente arriva! Mettermi, festa di piedi da tutte le parti! Ma niente! Quindi, ti è piaciuto Mari? Ok, abbiamo la bambina qui ancora che piange, va bene? Ma adesso è arrivato il momento di farci un bel gelato! Yeah, andiamoci il gelato, dai! Vabbè, vuoi non mangiare il gelato di Disneyland? Vuoi non farlo? Ma chi sono io per non mangiarmi il gelato di Disneyland? Ok, ci stiamo perdendo nel labirinto di Alice. Ci sono dei bambini che mi passano di fianco come saette. Siamo già passati di qua, Mari. No! Go back! Torna indietro! Ok, tiro fuori Google Maps tra un po'.
e adesso ce ne andiamo da Disneyland. Andiamo verso l'uscita. Non prima però di aver salutato il castello per l'ultima volta. Ma tanto abbiamo un altro parco da visitare. E mentre imbocchiamo ancora una volta la Main Street, vi lascio una chicca. Ho scoperto che è stata fatta appositamente per creare una sorta di illusione ottica, ovvero le casette verso il castello sono sempre fatte più piccole rispetto a quelle che ci sono all'inizio, per fare in modo che la via sembri più lunga di quello che è veramente. E se vi girate guardando verso l'entrata, perderete un po' questo effetto allungante. Cosa vedo là davanti? La famosissima Hollywood Tower, la Tower of Terror, nonché la mia attrazione preferita di sempre. L'attrazione è ambientata in una sorta di hotel abbandonato a causa di strani eventi che accadono nell'ascensore. Preparatevi a precipitare. Questa volta è il turno degli Aerosmith, ovvero la montagna russa a tema musicale. Oh. Allora, stiamo per salire nella montagna russa degli Aerosmith. Allora, mi stanno cazziando dappertutto perché non si può fotografare e nemmeno fare video, però... negli studio ci sono tre attrazioni bellissime che sono veramente nel mio cuore. Allora, la prima, la Tower of Terror, la più bella di tutte. La seconda è la montagna russa degli Aerosmith, che è bella perché detto tipo non c'è la salita ma ti sparano. E poi la terza è la montagna russa di Nemo. Poi perché ci sono un sacco di spettacoli, però onestamente io sono più da montagna russa, quindi andiamo a provare anche la montagna russa di Nemo, ovvero il Crash Chain Coaster. Questa è la novità, tipo a Toy Story si va su una specie di come si chiama?
macchinetta che va su e giù e fa su e più giù e più su. Curioso di provarla, è molto nuova. Bellissimo! Adesso ci andiamo a schiantare con l'auto di Toy Story. Siamo on ride. Siamo pronti per partire. Asia. Quanto di cancelli? 3, 2, 1, go! Allora, dopo aver fatto già bloccare il numero 2 attrazioni perché mi hanno sgamato a fare le foto, quindi hanno addirittura bloccato tutto. Davanti a questo gelato direi che è il momento perfetto per fare un po' resoconto di questa giornata. Cosa dire? Disneyland è sempre Disneyland. Io poi sono anche un amante di questi parchi divertimento, quindi chiaramente ogni volta che vengo in questi posti impazzisco. Comunque, ci sono delle belle attrazioni che sono sempre belle, tipo Space Mountain, tipo la Tower of Terror, che è la mia preferita in assoluto, le montagne russe, quello degli Aerosmith, che sono quelle fighissime. Purtroppo però a settembre, che è dopo praticamente l'estate, cosa fanno? Chiudono un po' di attrazioni, perché loro, non essendo mai chiusi, hanno bisogno di alcuni periodi in cui fanno un po' di manutenzione. Quindi siamo beccati che Big Thunder Mountain, ovvero che è praticamente una specie di brucomela veloce, terrenino da miniera in mezzo all'isola, era chiuso. Il Diana Jones e le Temple du Peril, che sarebbe un con la pronuncia francese, che è una specie di montagna russa all'Indiana Jones, era chiuso. Star Wars è un'altra cosa, quelle, era chiuso, quindi vabbè, c'era un po' di roba. Però, tutto sommato, è stato molto bello, una bella giornata, poi c'era un sole, vabbè, però c'è ancora in realtà, perché sono le 6:30 di sera, 7 quasi. Ma quindi comunque una giornata fantastica, la parata poi sempre emozionante, dai, quando che ti salutano, che interagiscono col pubblico. Vabbè, sicuramente livello molto alto, cura per il dettaglio incredibile. E poi una cosa che mi ha colpito di più e che secondo me comunque fa la differenza è vedere la gente che, quelli che lavorano qui, che veramente interagiscono col pubblico, cioè ti salutano, fanno finta di essere, veramente si calano nella parte. Quella è molto bella. Però per contro ci sono alcune cose che da bravo italiano che mi lamento sempre, avrei cambiato un pochino. Ad esempio, ok, questo è il gelato, però cioè un po' di, ragazzi, dai, un po' di creatività. Mi aspettavo le, non lo so, le mele caramellate, gli spiedini col cioccolato, mi aspettavo i popcorn caramellati in mille tipi, insomma un po'. Di invece andavi di baracchino in baracchino e c'erano un Magnum, un Calippo, cioè tre cose, ogni volta tre cose, tre da scegliere, con una coda infinita e tutti i posti mezzi chiusi, con magari la cassa, con la cassiera ci metteva 7 ore. Ecco, su quello mi ha un po' lasciato un po' perplesso, però vabbè, è proprio per vedere, diciamo, fare quello che va a cercare il dettaglio e vuole vedere le cose proprio da cambiare. Comunque Disneyland è sempre bello, sono divertito un mondo come al solito, non penso che arriverò fino alla parata di stasera perché non ce la posso fare. Comunque ragazzi, al prossimo video, e mi raccomando, scrivetemi sotto nel video, fatemi qualche commento, ditemi se vi è piaciuto questo video, seguitevi, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, così poi vi caricherò altri video. Ditemi se volete vedere altri parchi, perché tra l'altro io, tra Gardaland, Mirabilandia e tutti gli altri, sono sempre molto molto preso bene dai parchi, quindi lo faccio molto volentieri. Quindi ragazzi, fatemi bene, se continuate a seguirmi, e al prossimo viaggio.